Cantandibus organis, Cecilia Domino, de cantabatis, fiat cor meum immaculatum, ut non confunda. Dixit Dominus Domino meo, sede ad extris meis. Donec bonam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum. Cantantibus organis, Cecilia Domino, de cantabatrices, fiat cor meum immaculatum, ut non confunda. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cantantibus organis, Cecilia Domino, de cantabatrices, fiat cor meum immaculatum, ut non confunda. Seconda volta, devo dire la verità,
siete veramente bravi, li ho ascoltati a Santa nella chiesa di Riva di Mosani sabato scorso, nella celebrazione di Santa Cecilia, era la celebrazione di Santa Cecilia, e veramente per i montaganesi credo che è una cosa preziosa avere un coro con una qualità di voce veramente molto 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 bella. Complimenti, vi faccio un plauso personale, ho scoperto una cosa che non conoscevo, essendo amico del sindaco di Enrico non avevo mai avuto la possibilità di poter ascoltare la vostra voce. E poi in una località come questa dell'Eremo di Celestino V, signore, credo che è una delle località più note al mondo per la particolarità sia del Celestino V, sia per la location molto molto riservata nel tempo stesso. E allora quale miglior luogo per recitare questa presentazione del saggio dove lo sguardo trova la pietra? Ed è una location veramente molto molto carina, seria, indovinata per affrontare questo tema. Il saluto è ovvio del Consiglio di tutti, il Consiglio regionale, a queste iniziative, dando particolare attenzione. Io ringrazio il collega Domenico Di Nunzio, che ci teneva molto che fossimo presenti qui in questa serata, a portare l'attenzione di questo Consiglio regionale, di questa maggioranza, a iniziative così lodevoli come questa. Noi siamo qui a vostra disposizione, non entro nel merito del saggio perché me ne guardo bene dopo i relatori che sono presenti a questo tavolo. Voglio soltanto ringraziare tutta la cittadinanza, ringrazio ancora l'amministrazione che ha fortemente voluto questo, ringrazio a Domenico Di Visa che ci teneva moltissimo, questo Di Visa a me però non fa, è perché sono due cose contrapposte, chi dice il falso e chi dice il vero, ve l'ho detto adesso. Allora a Domenico Di Nunzio che invece ci teneva moltissimo ad essere presente qui proprio per testimoniare l'attenzione del Consiglio regionale a queste iniziative. Vi auguro veramente una buona serata, buon lavoro e viva la riscoperta di dove lo sguardo trova la pietra, perché questo è un elemento molto molto importante, soprattutto in una giornata particolare come questa. Complimenti ancora a loro e grazie. I saluti del sindaco Enrico Galuppo, prego. A questo punto benvenuti a Montagano, un paesino di montagna a 807 metri sul livello del mare, 1150 abitanti, ma con una tradizione, parliamo ora del coro, con una tradizione che oramai si perde nei tempi, saranno 20-30 anni che c'è il coro, che approfittando della presenza di Monsignore noi siamo stati a Benevento più di una volta e insieme con il coro di Benevento siamo stati in quel di Roma dal Papa due o tre volte addirittura, anche a Benevento quando si spostò a Benevento il Papa, eravamo noi anche presenti, il coro di Montagna era presente in quella 2 luglio 90, incominciato a essere pure maturi troppo. Io ho una mia filosofia particolare, personale, per il Tagrario, lasciatevi capire che il cammino con i piedi per terra, ho sempre camminato con i piedi per terra, quindi lascio a chi è del mestiere fare il proprio mestiere, io non assolutamente. Però ho una cosa, qui stiamo a Fainfori, già il nostro presidente che è venuto a piedi una giornata del 2010, nell'aprile del 2010, hanno fatto una passeggiata da montagna perché sono arrivato alle spoglie di Papa Celestino V qui e praticamente pioveva a dirotto, non ha smesso un minuto di piovere, però è venuto e ci ha accompagnato, lo ringraziamo ora per allora, della presenza di molti consiglieri regionali anche la scorsa. Papa Celestino V qui è venuto a piedi con la madre, praticamente è venuto qui a prendere voi. Quindi ha preso qui, poi è stato per un paio d'anni in questo posto perché conosciamo tutti Papa Celestino V che andava cercando gli eremi più
i posti più belli, e noi di fatti noi diciamo che questo è un luogo del cuore e della mente, perché è un posto veramente, se si viene qui di giorno, in una qualsiasi giornata, bella giornata, qui il cuore si mette tranquillo, e probabilmente quelle tre paroline che fanno capo al percorso dei sentieri, che sono i tre sentieri con tre parole, probabilmente qui si coniugano perfettamente. A proposito dei sentieri, stiamo cercando, insieme con la Regione Molise, stiamo cercando di, anche con il consigliere delegato, stiamo cercando di trovare delle sinergie dei sentieri di Papa Celestino V, che ne ha fatti tanti, ma noi ce ne abbiamo uno, da Sant'Angelo Limosano, che è nato, fino a Faicco, e poi ci collegheremo, l'idea è questa, ci collegheremo con quello micheliano e con Padre Pio, per fare un sentiero che possa essere percorso dai camminatori, di tutto il mondo, per cercare di portare un po' di far conoscere questa zona, questo nostro... Normalmente quello che sto per fare ora si fanno dopo, io però volevo giusto dare un omaggio ai tre oratori e allo scrittore del libro di Filippo Pece, che parla di Papa Celestino V a modo suo. È un montaganese, ha scritto un bel libro insieme col professore Erd, tedesco, che è uno degli studiosi di Papa Celestino V a livello internazionale. Vi pregio di farvi un omaggio, lo faccio ora perché probabilmente dopo non ne avremo pure il tempo, chi scappa a destra scappa a sinistra, perché ognuno di noi ha i propri impegni. All'interno mi sono permesso di fare come segnalibro una cartolina, un annullo filatelico di quel giorno che sono venute le spoglie di Papa Celestino V, però con una particolarità, dice una cartolina, è una bella cosa, con una particolarità, che il francobollo è del santuario dell'Aquila di Solevaggio. Quindi le faccio. Grazie. Così portate Montagano nel vostro cuore, nelle vostre orecchie. Grazie il sindaco anche per l'omaggio ai relatori. Già alcune parole intorno alla bellezza, e in particolar modo la bellezza di questo posto, sono iniziate a circolare. Pian piano nel corso della serata cercheremo di sviscerare più nel dentro il concetto di bellezza, il concetto ideale di bellezza, come vi ho detto, il concetto di bellezza coniugato alla verità. È per questo che do la parola all'introduttore del tema di questa sera, della bellezza, Monsignor Pasquale Maria Mainolfi. Don Pasquale, un oratore, conferenziere, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento, cappellano magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, autore di circa 50 libri, scrittore, giornalista, l'elenco è molto lungo. Do la parola a Don Pasquale. Siamo ad un abbozzo di elogio funebre, ti ringrazio, partiamo in anticipo perché poi il tempo passa. A febbraio compirò 56 anni, anch'io comincio a diventare stagionato. Sono felice di essere qui. Innanzitutto dico un saluto di affetto alla comunità che è intervenuta, al coro straordinario di cui avevo sentito parlare. Noi non immaginavo che voi foste così bravi, anche perché la vostra competenza è al servizio della bellezza, si è percepito subito. La bellezza è un'altra cosa dalle canzonette. Un saluto affettuoso, rispettoso, cordiale al Presidente, al Consiglio regionale, al Sindaco, alle autorità, ma permettetemi il saluto più caro al prete, al parroco, Don Armando, perché voi siete tutti cristiani, ma Don Armando è Gesù. Nella comunità di Montagano noi lo crediamo, ogni prete alter Christus est. E dove c'è un tabernacolo con l'Eucaristia c'è Gesù, dove c'è un prete è Gesù Cristo, buon pastore,
tra il popolo. E quando sentivo il bisogno di che una comunità, io sono stato parroco ai confini del Molise, siamo io e il professor De Antonellis da stamattina in viaggio con un gruppo di cavalieri e dame dell'Ordine di Malta e anche di Popolo di Dio, volevamo così chiudere, seppure con quasi una settimana di ritardo, l'anno della fede con un pellegrinaggio stamattina al santuario di Santa Lucia a Sassinoro e la chiesa matrice, poi ad Artiglia e infine a Castelpetroso. Ma ci sono tanti posti da riscoprire, come questa abbazia di Faifoli, possibilmente a primavera. Questi luoghi cambiano, così è Sassinoro. Ma io all'inizio del mio ministero sono stato per 12 anni parroco di Sassinoro e rettore del santuario diocesano di Santa Lucia. Ero sul confine con il Molise, con Sepino. C'era allora arcivescovo mio amatissimo compaesano, che era il mio confessore, l'arcivescovo Pietro Santoro, molti di voi lo ricorderanno, e i legami sono forti. Per 7 anni ho insegnato a Campobasso, alunne che ora sono all'Istituto Redentorum di San Benevento erano già alunne mie al tempo dell'esperienza a Campobassano con il direttore compianto amatissimo Monsignor Vittorio Fusco. Ma io sono qui insieme ai carissimi amici e colleghi Corrado Gnerre e Gian Andrea De Antonellis perché un vostro compaesano, Nicola Tommaso, è alunno del nostro istituto, è venuto così con un certo scetticismo, si è presentato con una certa volontà di prendere le distanze dagli studi di teologia, di filosofia, eccetera, si è lasciato così coinvolgere che è diventato all'interno del nostro istituto un punto di riferimento. Lo saluto con un particolare affetto e un grande ringraziamento. Presentavate i gioielli di famiglia, no? Il coro, certamente l'abbazia di Faifoli, la vostra realtà, la vostra comunità, mi venivano in mente le parole di un Papa che insieme a Giovanni Paolo II il prossimo 27 aprile diventerà santo, Angelo Giuseppe Roncalli, Giovanni XXIII. Giovanni XXIII ha fatto per volontà dei superiori ecclesiastici la carriera ecclesiastica, è stato nell'Accademia e dopo essersi laureato in storia della Chiesa ha continuato i suoi studi e poi è diventato diplomatico e è andato nunzio, la prima esperienza in Turchia. Scrive una lettera quando è nunzio apostolico in Turchia, ormai arcivescovo, ai suoi familiari, sapete, viene da sotto il monte, Bergamo, contadino e figlio di contadini, una famiglia numerosissima, come numerosissima la mia di 7 figli, come abbondantemente generosa la sua, 6 figli, c'ha 51 anni il professore Gnerre, sono 5. E forse... No, perché 5 più 2 che purtroppo... Sono andati così, però un fatto è certo, i 5 misteri gaudiosi li ha celebrati tutti. E allora, a questo punto, il nunzio apostolico di Turchia scrive ai genitori questa lettera. Vedete, carissimi genitori, carissimi fratelli e sorelle, zii, le famiglie patriarcali una volta contemplavano anche figure nobilissime, zio, zie, cioè le più nobili che erano una ricchezza al servizio della famiglia. Io, girando per il mondo, andando soprattutto nella Roma Caput Mundi, andando soprattutto nella università, ho avuto modo di studiare tante cose, di imparare tante cose, addirittura anche le lingue straniere, per poter essere diplomatico al servizio della Chiesa. Sapete, ho imparato tante cose. Ma le cose più belle e importanti, quelle che ancora oggi sostengono in maniera essenziale la mia vita e anche la mia missione, sono le pochissime, semplicissime cose che ho imparato a casa nostra. Sono le cosiddette virtù minime, non sono le virtù teologali, fede, speranza e carità, quelle sono dono di Dio infuse gratuitamente nel battesimo. Non sono le virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, sono dono di Dio e reclamano la cooperazione dell'uomo nell'esercizio della libertà e della sua bellezza e dignità, perché quando Dio fece l'uomo, dice il libro del Genesi, che il creato era tabou, ma l'uomo, fatto a sua immagine e somiglianza, era tou tabou, una cosa molto buona perché molto bella, e molto bella perché molto buona. E anche lui, la seconda persona della Santissima Trinità, Gesù Cristo, quando nella pienezza dei tempi si è incarnato nascendo da Maria Vergine, siamo nella novena dell'Immacolata,
Stasera con i primi vespri abbiamo dato inizio all'avvento, una nuova stagione dello Spirito in cammino verso Betlemme ed anche un nuovo anno liturgico, dopo il grande anno che è terminato l'anno della fede. Carissimi, anche lui è il buon pastore, perché dice il testo di San Giovanni, è il bel pastore. Bellezza e bontà, bontà e verità, convertuntur, bonum et verum. La scolastica diceva così, bontà e verità vanno insieme e sono la bellezza concreta. Sindaco, lei diceva parole col cuore, ma ha detto per eccesso di umiltà, voi volate alto, siete filosofi loro. Io no, ma io invece cammino terra terra, anche Papa Bergoglio ha fatto il chimico, ha fatto l'industriale, ed è Papa. Ma sapeste, con questi principi si cammina a due piedi per terra, Sono le cose più concrete di questo mondo, perché il mondo è assetato di bellezza, perché è assetato di felicità. Noi portiamo scritto dentro il nostro DNA una sete straordinaria di bellezza, perché noi siamo affamati di felicità. C'è una malattia cronica che ci condiziona e ci rende anche inquieti in questo tempo, è la bulimia spirituale. Bulimia spirituale significa che c'è una sete straordinaria di tenerezza nel mondo, troppa solitudine, troppa sofferenza, troppo egoismo, ci ha emarginati e abbiamo perduto anche il significato della nostra identità, l'identità dell'essere umano, l'essere in, che di per sé stesso è una ricchezza straordinaria, capolavoro, luogotenente di Dio rispetto a tutto il creato, nella sua fantasmagorica bellezza, l'armonia cosmica. I cieli immensi narrano del grande Dio la gloria, dice un salmo. Ma chi narra la gloria di Dio e si fa voce di tutto il creato nel lodare il creatore di tutte le cose, è la voce, è il coro, è il cuore, è la mente, l'intelligenza, la libertà, la volontà, la capacità di amare dell'uomo. L'uomo è capax Dei, dice la teologia. È capace di Dio, perché Dio lo ha fatto come imago Dei, a sua immagine e somiglianza. Vedete però in questo mondo dove si va a trovare la tenerezza? Per la via dell'edonismo, che è errore madornale, o per la via errata dell'esoterismo, che è negazione della oggettività, della concretezza. E dice un grande filosofo del secolo scorso, Max Weber, nel nostro tempo si sono moltiplicati specialisti senza spirito ed edonisti senza cuore. Il sociologo ultranovantenne Zygmunt Bauman dice che la nostra è una società liquida, cioè una società instabile, precaria. Perché liquida e instabile? Instabili sono i rapporti coniugali e familiari, instabili soprattutto anche quelli che hanno scelto la vocazione per la vita religiosa e sacerdotale. C'è un'instabilità anche dal punto di vista politico, ce ne accorgiamo, dal punto di vista lavorativo, siamo nella stagione della instabilità. Ma chi ci ha procurato questa sofferenza, questo squilibrio, questo disorientamento? Io mi sono fatto un'idea, più o meno così, ve la dico, con parole semplici e in maniera molto chiara, come fratello, si sono affacciati sulle balaustrate della storia, sui tornati della storia in questi ultimi 50-70 anni, criminali dello spirito, falsi mercanti di felicità. Loro sanno, e tutti lo sappiamo, che dentro di noi c'è una radicale esigenza di bellezza, radicale esigenza di tenerezza. Siamo tutti affamati di felicità, ognuno vuole essere felice. Quando Vasco Rossi canta "Voglio una vita spericolata", è matto, è squilibrato, non è neppure da considerare. La verità è che dentro di noi c'è sete di felicità. Ma chi l'ha seminata questa sete di felicità? Se passiamo dall'esse in all'esse ad, l'uomo come animale razionale, capace di cercare gli altri, relazionarsi con gli altri, e soprattutto infine di relazionarsi col totalmente altro che Dio, comprendiamo che siamo fatti così perché veniamo da una sorgente divina. Noi siamo creature uscite come capolavoro dalle mani di Dio. Ma questi falsi mercanti di felicità si sono affacciati sui tornanti della storia e hanno detto:
siete assetati di felicità. Noi abbiamo il segreto, la medicina per risolvere il problema, la cultura farà felice l'uomo. E si è fatta una grande fatica per sconfiggere l'analfabetismo, per favorire la istruzione comune per tutti, è cresciuta la cultura ma non siamo diventati felici. Allora i falsi mercanti sono tornati all'attacco e hanno detto, no, è il benessere che farà felice l'uomo. Tutti abbiamo conosciuto condizioni di vita economicamente migliori. Io ricordo la mia infanzia di famiglia numerosa, figlio di operai, un'infanzia difficile ma incantevole, bellissima, indimenticabile. Le virtù più belle le ho imparate a casa mia, la gratitudine, la solidarietà, la bontà e soprattutto una grande disponibilità ad aiutare gli altri, tanto che tu, diceva il mio povero papà, sarai felice in proporzione che saprai vivere per gli altri. Cresciuto il benessere non siamo diventati felici. Allora sono tornati all'attacco i falsi mercanti di felicità e hanno detto il progresso tecnologico scientifico farà felice l'uomo. Ed ecco i computer, internet, intranet, siamo andati persino sulla Luna, vi ricordate? Non molto tempo fa siamo andati sulla Luna e nonostante il progresso non siamo diventati felici. Ultima proposta, l'autonomia etica. Via Dio, Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso. Via i comandamenti, il decalogo come bussola di orientamento e codice comportamentale di civiltà, non ci occorre. Autonomia etica, che è diventato capriccio, libertinismo, che è diventata arroganza, che è diventata nella scienza, per esempio, arroganza scientifica, che invece di salvare uccide la vita. E quando nella terra dei fuochi, parlo di Napoli, del Casertano, Villa Literna, a me è toccato ieri mattina di celebrare i funerali di un bambino di 5 anni, Mario, insieme alla sorellina è stato adottato da due professionisti, una giovane coppia della città, ma questo bambino dopo pochi mesi dall'arrivo in casa, oltre ai traumi che portano per questa vicenda, abbandonati dalla mamma eccetera, presi in un orfanotrofio verso Villa Literno, questo bambino per 3 anni ha fatto Benevento, Firenze, Firenze e Benevento per la chemioterapia, perché lì criminali e delinquenti, quelli della camorra, e i politici collusi con la camorra, per il Dio denaro, l'arroganza, la prepotenza, senza bellezza e senza verità, hanno potuto dire, attraverso la voce di qualche camorrista che si dice pentito, nel giro di 20 anni sarà un'ecatombe. Perché questi terreni dove hanno sepolto rifiuti tossici stanno moltiplicando a dismisura anche nei bambini la morte per cancro. Quale progresso? Quale progresso? Non siamo diventati felici neppure col progresso. Invece a me si para dinanzi agli occhi un dipinto bellissimo di epoca medievale che ritrae una farmacia dove ci sono vasi di ceramica con tante pozioni medicinali, i nomi delle erbe curative e terapeutiche di un tempo. Dietro questo grande bancone c'è un monaco farmacista, tiene tra mano un vaso, una bella effigie di Gesù con un volto dolcissimo su questo vaso e ai piedi del volto di Gesù è scritto rimedio per ogni malattia. Sono convinto, come credente, prima ancora che come prete, che c'è un solo nome dal quale ci può venire la salvezza e la felicità. È il nome che si chiama Gesù Cristo, Dio fatto uomo, un nome dinanzi al quale sottoterra i diavoli, in cielo gli angeli e in terra gli uomini dobbiamo piegarci per adorarlo. Lui è la bellezza fatta carne, nato dalla bellissima Vergine Maria, capolavoro della Santissima Trinità. E allora noi stasera discutiamo di bellezza, sì, dice il teologo bizantino Cabasilas, origine dell'amore e la conoscenza genera amore. Gli fa eco secoli dopo, 5 secoli dopo, Dostoevskij, che mette sulla bocca del giovane Ivan, a 18 anni sta morendo questo giovane, dice, principe, è vero che voi girate per le contrade e andate dicendo che la bellezza salverà il mondo, ditemi quale bellezza salverà il mondo? E il principe fa comprendere che la bellezza di saper rimanere accanto a chi patisce, a chi soffre, a chi ha bisogno, a chi
ha soprattutto fame di amore. L'umanità senza la bellezza non potrebbe più vivere. È la lezione antica di Agostino d'Ippona. Non possumus amare mi sepulcra. Non possiamo non amare se non le cose belle. Noi non possiamo amare che la bellezza. La bellezza ci attrae, ci calamita, ci conquista, ci seduce. Ma quale bellezza? C'è la bellezza fisica, dice Blaise Pascal, il filosofo credente francese, ed è quella degli atleti, forti, muscolosi. C'è la bellezza e la fortezza di chi? Dell'intelligenza, del genio, dello scienziato, dell'inventore. Questa bellezza seconda è superiore alla prima. Uno può essere bello ed essere sciocco. Uno può essere non bello, esteticamente, fisicamente parlando, ed essere intelligente. Ma c'è una bellezza superiore anche a quella del genio, dell'intelligenza e della cultura, è la bellezza che lui, Blaise Pascal, chiama la santità. Il rivestirsi di Cristo, l'uomo nuovo, che è bellezza di Dio venuta in mezzo a noi per indicarci la via della bellezza, perché sul suo volto risplende la bellezza e la gloria del Padre. Carissimi, anche l'arte, lo afferma Giovanni Paolo II nella lettera agli artisti, è epifania di bellezza, cioè manifestazione della bellezza tanto antica e tanto nuova, di cui parla Agostino nell'itinerario della sua conversione alle confessioni. Tu eri dentro di me, ma io ero fuori di te. Tu eri con me, ma io non ero con te. Tu mi avevi dato il creato perché diventasse per me una scala per arrampicarmi, per raggiungere te che sei bellezza senza fine. Ed io mi sono comportato come una bestia violenta, mi sono gettato sulle cose sporcandole invece di farne una scala per raggiungere te che sei bellezza sorgiva e infinita. Ora ti ho incontrato. C'è bisogno di un incontro per essere innamorati di Gesù Cristo. Chi non lo incontra almeno una volta nella vita, come presenza, come vita, come bellezza, non si innamorerà mai e non vivrà la passione del cristianesimo. Sant'Agostino lo dice, vita est passio. La vita è passione, non solo perché si patisce e si soffre, ma la vita è passione anche perché genera desiderio, entusiasmo. Qual è la malattia cronica di molti ragazzi, di molti giovani? Spero che questo non succeda a Montagano. La incapacità di desiderare. È morto il sogno, è morto il desiderio, e perciò molti giovani appaiono antichi, vecchi, stanchi, debilitati, senza forze, perché non desiderano, perché non sognano. Chi non desidera e chi non sogna, anche se cronologicamente giovane, è già morto dentro ed è un morto che parla. Anche l'arte è epifania di bellezza, manifestazione, dice Papa Wojtyła, della bellezza tanto antica e tanto nuova di cui parla Agostino, quando dice: ma ora ti ho trovato e ho dentro di me una sola paura, timeo e filisco, timeo Jesum transeunte, ho paura di Gesù che passa e io senza buttarmi addosso a lui per abbracciarlo perderò il treno della felicità. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica, sempre nuova, tardi ti ho amato, ma adesso non ti voglio perdere più. San Giovanni Damasceno risponde al grande dramma della iconoclastia, vi ricordate? La distruzione anche delle immagini sacre, e dice: la bellezza e il colore delle immagini sono uno stimolo per la mia preghiera. È una festa per i miei occhi, così come lo spettacolo della campagna sprona il mio cuore a rendere gloria a Dio. In modo particolare, le immagini sacre sono segnaletiche divine, finestre di cielo, recano le tracce della nostra peculiare cultura cristiana, tutta inzuppata di Vangelo, tutta radicata nel Vangelo. Papa Benedetto XIII, arcivescovo di Benevento, il cardinale Vincenzo Maria Orsini, che ha avuto tanto a che fare con Faifoli, la vostra abbazia, bene, Vincenzo Maria Orsini, così presente in questa vostra realtà, definisce oratoria viarum, cioè stazioni oranti, luoghi di preghiera lungo la via, le chiese, i santuari, le abbazie, le cappelle, le edicole votive. Questi monumenti d'arte sacra intessono anche qui, nella vostra splendida cittadina di Montagano, una bellissima storia di amore e di devozione. Che regalo,
una boccata d'aria fresca nella generale asfissia e chiusura che genera incomunicabilità. Solo la presenza della bellezza di Dio tra noi, che significa soprattutto la bellezza della fede in mezzo alla città degli uomini, genera una comunicazione sorgiva, verticale e anche orizzontale, con Dio e tra di noi, con Dio e con gli uomini. Il libro del carissimo professore Corrado Gnerre, che insegna nell'istituto che io dirigo insieme a me, anche lui e il professor De Antonelli, si viviamo nella stessa esperienza accademica, ma insegna anche all'Università Europea di Roma, anche lui ha scritto già tanti libri, ma mi piace dire che questo libro è prezioso. Un antico adagio diceva così: se il libro scritto non rifà la gente, serve a niente. Ogni libro scritto deve avere il potere di rifare la gente, rifare il gusto, rifare l'anima, ricreare dentro di noi il desiderio della bellezza. Il libro del professore Corrado Gnerre genera dentro il lettore, per la logica stringente con la quale egli conduce la sua ricerca, la sua indagine, la sete della bellezza infinita, totalmente altra che è Dio, ma la sete della bellezza di Dio che si rifrange nel grande libro della natura, e la bellezza di Dio che si rifrange anche nella bellezza dell'arte, della pittura e soprattutto della musica. Ma saranno loro a parlarvi di questo. Io dico che anche la sua vita, nell'ordinario impegno di cristiano vero, di padre di famiglia, di sposo, di docente e di ricercatore, è una testimonianza di bellezza. A Benevento il professore Gnerre è molto noto perché, grazie al cielo, è un cristiano che testimonia la fede che lo guida. Vi ringrazio tutti e ringrazio in particolare lui per la fatica che ha compiuto. Intanto salutiamo il Presidente del Consiglio Niro, il Consiglio regionale, che ci deve lasciare per impegni istituzionali, quindi lo ringraziamo comunque per essere venuto. Grazie Presidente. Presentiamo, faccio un altro piccolo elogio funebre. Professore De Antonellis, docente anch'egli presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento, e dell'Università del Molise, presidente dello IEREF, presidente della Società Storica del Sannio, socio dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, ha pubblicato innumerevoli saggi storici e letterari. Passo la parola al professor De Antonellis. Si possono enumerare facilmente, però l'unica cosa che mi piace di questo è un ritorno alla storia. Io non sono filosofo, sono semmai storico, e farò un breve, non vi preoccupate, intervento soprattutto di carattere storico, come volete apprezzare. Il sottotitolo di questo testo è La bellezza come estetica del vero e del bene. Tutto questo lavoro approfondito del professor Gnerre sostanzialmente riconduce al tentativo di far comprendere come non possa esistere il bello se non staccato, se non connesso con il vero, con la verità e con la bontà, con il bene. Non ci può essere arte se è separata da questi altri elementi. L'arte non è fine a se stessa, come si può intuire interpretando male magari alcune famose frasi come l'arte del tutto inutile, l'arte è inutile di Oscar Wilde, che è un paradosso, cioè deve essere spiegato, e in realtà l'arte ha una fondamentale utilità. Il professor Gnerre individua due termini che sono funzione naturale drammatica e soprannaturale drammatica. Non mi spaventate per queste due parole, nel senso che se leggerete il testo vi renderete conto di come siano perfettamente comprensibili. Io sono un forte critico del professor Gnerre, lui lo sa, critico sempre i suoi libri. In questo caso devo dire che al solito, come tutti gli altri casi, riesce a unire la sua profondità di studioso universitario con la capacità di insegnare anche nelle scuole
nei licei, nelle scuole medie superiori, e ha questa capacità di tradurre il scientifichese, chiamiamolo così, in un linguaggio che può essere comprensibile veramente a tutti. Questo è un suo grande pregio che l'ha sempre accompagnato, anche se poi lui non inserisce i miei commenti nelle sue opere, ma questo è un suo difetto secondario, molto secondario. Questa opera riesce appunto in questo, sottolinea e spiega perfettamente come non ci possa essere la bellezza se non vicina al vero e vero. E lo fa anche con una serie di immagini. Vi faccio vedere solo questo, se la vedete al contrario o la vedete al giusto non cambia niente. Qui il concetto di soprannaturale drammatico e naturale drammatico viene perfettamente spiegato. Ora io avevo indicato per pubblicizzare questo evento questa immagine associata a quest'altra. Se voi vedete questa immagine, tutti voi pensate alla Madonna. Non so che cosa pensiate vedendo questa immagine, poi vi dirò come si possa chiamarlo. Questa opera, ripeto, la si può vedere da tutte e due le parti, non cambia, si chiama giustamente Senza Titolo. Quante sono le opere che si chiamano Senza Titolo nell'arte contemporanea? Ora vi parlerò un attimo dell'arte contemporanea, che forse è l'arte, correggetemi se sbaglio, in cui maggiormente c'è questa scissione tra il bello o il preteso tale e il vero e il buono. Perché ci sono tante opere senza titolo? Forse perché, oso dire, sono senza senso. Non so se tra voi ci siano amanti dell'arte contemporanea o addirittura mercanti di arte contemporanea. Nel caso, spero che non si offenderanno, forse si offenderanno, io per preparare questo incontro ho parlato con un gallerista, uno dei maggiori galleristi italiani, Cannaviello. Mi aveva pregato di non fare il suo nome, però lo faccio, perché così se volete andare a vedere chi è, scoprite che non dico bugie. Mi ha fatto anche vedere un volantino che mi ha non firmato, che mi ha pregato di non citare l'autore. Non è molto corretto, voi direte, però insomma lo storico deve anche mettere delle note, e voi sapete che sono molto puntiglioso, i miei alunni sanno che sono molto puntiglioso con le note. In questo volantino c'era una serie di elementi per cui era conveniente comprare un'opera d'arte contemporanea, e poi ci si deve chiedere perché uno deve comprare una cosa del genere. Allora, gli elementi che erano che l'opera d'arte contemporanea attualmente non si svaluta, non è tassabile, non rientra nell'asse ereditario, non si può esportare all'estero senza pagare ulteriori tasse perché è considerato fine di arredamento. E addirittura lo stesso grande gallerista si fa garante di ricomprare l'opera d'arte o cambiarla qualora si voglia acquistare un altro tipo di opera d'arte. Cioè, vi rendete conto che tutti gli elementi per cui, per questo è il motivo per cui non veniva firmato questo volantino che girava in questa galleria d'arte, le motivazioni per cui si spingeva a comprare queste opere d'arte non erano legate alla bellezza, ma semplicemente all'economicità. Cioè, c'è un interesse economico molto molto forte all'interno dell'arte. Non c'è più l'arte per il bello, ma c'è l'arte per l'economico, per l'utile. Non c'è un'utilità, come si legge in queste pagine, di scoprire la bellezza dell'opera d'arte, che deve essere, dicevamo, naturale, drammatica, e deve naturalmente farmi comprendere, deve essere comprensibile, e poi deve darmi qualcosa in più che si può trovare in grande opera d'arte, magari non si può trovare, ma deve darmi una flagra superiore, deve farmi sentire bene, deve darmi uno stimolo a qualcosa appunto di soprannaturale. In queste arti c'è qualcosa di utile economicamente, e poi basta, è utile solo economicamente. Qua c'è un altro, tra le varie immagini, c'è un'altra famosa opera d'arte. Io conobbi il fratello dell'autore, e dato che aveva un nome famoso, per me che non conosco l'arte, era il nome di un suo bisavolo, si chiama Manzoni,
e io andai a chiedergli, mi rappresentarono, gli chiesi se lei per caso è parente di Edoviti, innervosirsi quasi, del grande scrittore. Si aprì e mi disse sì, sì, sono lontano parente. Mi sembrò strano il fatto che ci fosse qua. Poi mi spiegarono che lui era fratello di un altro Manzoni, che io non conoscevo allora, poi viene invece citato, Piero Manzoni, Pietro Manzoni, il quale è famoso, Piero, è famoso per questa opera, non è la famosa opera di Andy Warhol, questa, sono scatole vere, si comprano queste scatole. E Piero Manzoni ebbe la geniale intuizione, in generale per lui, inserire in queste scatole le poche feci. Le intitolò Sterco d'artista, non usò esattamente la parola sterco, e queste scatole fecero la sua fortuna di fama ed economica. Nel 1991 un giornale, il mio breve intervento sarà di livello molto basso, come vedrete, molto concreto. Nel 1991 il giornale, o 90 potrebbe essere uno di questi anni, il giornale Il Sole 24 Ore, inserto domenicale la domenica, parlò di quest'opera dicendo che valevano allora, parliamo di 20 anni passa fa, 20 milioni di lire, e parlò di quest'opera, di un'altra opera d'arte, Fiato d'artista, una bottiglia in cui lui soffiava, che tappava e che vendeva a una cifra che sinceramente non ricordo, ricordo questa scatola. Nel caso della Fiato d'artista, e si diceva, ma se io compro da una galleria di Milano e mi arriva a Campobasso la bottiglia rotta, devo io pagarla? E la risposta diceva sì, perché l'opera d'arte non, è l'intuizione geniale dell'artista, non è l'aria che ha emesso, per cui è l'intuizione e non l'aria, e quindi si deve pagare comunque, continua a valere quella cifra. Per quanto riguarda questa cifra che mi è invece rimasta delle feci che valevano 20 milioni, mi sono sempre rimasto sconcertato dal valore che potessero avere queste cose. E io penso che se ci fermiamo un attimo a pensare, ci rendiamo conto che noi che non siamo artisti, noi che non siamo geni, lui lo è stato, penso sia deceduto adesso, comunque lo è stato, ha avuto questa intuizione geniale. E noi ci rendiamo conto, insomma, che nella nostra vita quanti miliardi abbiamo letteralmente buttato dentro il gabinetto, perché anziché scatolarlo e venderlo a una casa d'aste, abbiamo tirato l'arco. Scusate la banalità del discorso, ma allora c'è questa arte che è decisamente lontana da quelle che sono le realtà, che segue in realtà di tipo economico, oppure segue in realtà di tipo cervellotico. Se voi prendete una poesia, qui viene analizzata una serie di opere poetiche, se voi prendete comunque una poesia, che sia quella di Ariosto, che sia quella di Leopardi, che sia anche quella di Quasimodo, avete di fronte a voi un'opera d'arte immediatamente riconoscibile. Se prendete certe poesie del gruppo 63, tanto per dirne uno, dovete fare una forte fatica per riuscire a capire che cosa si state leggendo. Probabilmente avete bisogno di una spiegazione che è ancora molto più lunga della poesia. Ora voi direte, ma ci sono certe poesie antiche che noi non riusciamo a comprendere, che ha bisogno di una lunga spiegazione. Dante è un caso esemplare. Se voi prendete una buona edizione della Divina Commedia, troverete probabilmente poche righe di poesia e un commento lungo quasi il doppio come spazio. Sì, un momento, ma lì si tratta di commento approfondito, e si tratta anche di una spiegazione. Voi per leggere quello avete bisogno di scoprire, capire quella lingua che non è più la lingua che usiamo noi.
cosa che non capita già ad esempio con Petrarca e con tutta la scuola successiva, che usa un linguaggio molto più simile a noi. Noi non abbiamo bisogno di tanto, dobbiamo capire solo due o tre parole, che magari una amistà, quando io trovavo da ragazzo la parola amistà non riuscivo a capire cosa fosse, o amistade, allora una nota che me la spiega è necessaria, ma non c'è bisogno di andare oltre la difficoltà, la differenza del linguaggio arcaico e del linguaggio moderno. Se abbiamo invece un'opera che per essere compresa deve essere spiegata con un'opera ancora più grande in termini di quantità di parole dell'opera stessa, diceva un insegnante di italiano, forse non siamo di fronte a una vera opera d'arte. Quindi il discorso non è soltanto di arte visiva, ma è anche appunto di letteratura. O, visto che siamo chi ha organizzato è un maestro e siamo stati allietati dal coro polifonico, vorrei raccontarvi velocemente un episodio. Milano è una città musicale in cui il luogo più chic, per quanto possa sembrare strano, non è la Scala e non è l'abbonamento alla Scala. La cosa più chic che un milanese possa sperare di avere, l'abbonamento alla Scala è la cosa più costosa che si può avere a Milano, sicuramente è un status symbol, però non è la cosa più elegante. La cosa più elegante è l'abbonamento alla Società del Quartetto, nata quasi in contrapposizione con la musica lirica, che è una serie di concerti che si svolge in musica assolutamente soltanto sinfonica o cameristica, che si svolge al conservatorio. Quando si apre la stagione, c'è la fila il giorno prima per prendere i pochi abbonamenti che gli abbonati dell'anno precedente non hanno. C'è un diretto collegamento all'economia e questo forse è il motivo principale per cui c'è un decadimento attuale dell'arte, che non può essere collegata a questioni semplicemente di borsa, ma deve tornare a essere collegata a questioni di spirito. Ringrazio l'attenzione. Grazie professor Bianco-Lenz. Do la parola all'autore del libro, Corrado Nierre, docente di storia delle religioni e storia della filosofia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento, docente di antropologia filosofica presso l'Università Europea di Roma, scrittore e co-direttore del sito giudiziocattolico.it in collaborazione col professor Massimo Miglione. Lascio la parola all'autore del libro e buonasera. Buonasera a tutti, serve il microfono oppure posso eventualmente fare a meno? Vogliamo vedere se si sente? Sì. Sì. Allora io prima di tutto devo ringraziare... Allora devo ringraziare tutti quanti voi presenti, devo ringraziare Nicola Tomasso, si sente? Sì. Nicola Tomasso per aver organizzato così bene questo incontro e poi ovviamente anch'io mi unisco nel complimentarvi per quanto riguarda l'esecuzione dei brani che sono stati fatti precedentemente. Ora, questo testo, perché l'ho scritto? Questo testo in realtà è inserito in una collana che si intitola I libri del ritorno all'ordine. Devo dire che i due direttori di questa collana, che sono Sandro Gnocchi e Mario Palmaro, con cui condivido molto e sono anche dei fraterni amici, mi chiesero di intervenire in questa collana e di pubblicare qualcosa che potesse appunto servire potesse essere funzionale allo scopo di questa collana, cioè ritorno all'ordine, ritorno verso una prospettiva ordinata, verso una prospettiva di riscoperta della verità. E io pensai subito di scrivere qualche cosa in merito alla bellezza. Si era allora sotto il pontificato di Benedetto XVI, il cui magistero insisteva molto su questo aspetto della dimensione della bellezza,
sul fatto che la bellezza potesse servire, di fatto serve, è quello che cercherò di dirvi questa sera, proprio per condurre l'uomo verso la verità. E questo testo ovviamente parte da una constatazione, che è la constatazione di cui ci ha parlato anche il professor De Antonellis, cioè che l'arte moderna e soprattutto l'arte contemporanea è un'arte che pretende offrire paradossalmente, ma non è poi tanto un paradosso, cioè c'è una spiegazione logica, una bellezza che non sia bella, cioè una bellezza staccata da qualsiasi ordine valoriale, da qualsiasi prospettiva oggettiva e prospettiva metafisica. Quando ha fatto vedere il quadro di Picasso, no? C'è quella bella definizione, chiedo scusa se adesso abbassiamo un po' la gravitas del discorso, c'è quella bella definizione di un film di Mr. Bean, no? Quando Mr. Bean dice: io non riesco a distinguere un quadro di Picasso da un incidente d'auto, perché effettivamente l'arte contemporanea è un'arte che non si riesce a definire. E allora questo libro cerca da una parte di fare di offrire una diagnosi e quindi mettere in evidenza quanto l'arte contemporanea sia un'arte squilibrata e poi nello stesso tempo di offrire una terapia e di individuare anche, per quanto riguarda l'eziologia, le cause per cui l'arte contemporanea ha queste caratteristiche. Allora io svilupperò il mio discorso, ovviamente tenendomi un tempo ragionevole, perché capisco che sono già le 8, per cui siamo tutti quanti un po' stanchi, cercando di rispondere a tre domande fondamentali. La prima domanda è questa: che cos'è la bellezza? La seconda: l'uomo ha bisogno della bellezza? E poi la terza domanda: l'utilità di un discorso sulla bellezza, cioè all'uomo contemporaneo, effettivamente per l'uomo contemporaneo serve fare un discorso sulla bellezza. Prima però di rispondere a queste tre domande, io voglio fare una premessa, ed è una premessa di carattere anche apologetico. Che cos'è l'apologetica? L'apologetica è la difesa della verità, in questo caso della verità cattolica, utilizzando lo strumento naturale della ragione umana. E anche per quanto riguarda l'arte si può fare molta apologetica. Come diceva il professore De Antonellis, io sono un professore a contratto per quanto riguarda l'Università Europea di Roma e anche per quanto riguarda l'Istituto Universitario di Benevento, cioè l'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Però faccio anche il professore di religione cattolica in un liceo classico. Quindi, diciamo, i miei studenti vanno dai 13-14 anni fino ai 25, 26, 30, eccetera, poi non c'è limite, no? Non c'è limite. E allora, molte volte, io chiedo ai miei studenti, che sono a scuola, che fanno il liceo e quindi che hanno un certo tipo di formazione, eccetera, e diciamolo francamente, per una certa moda anche un po' di tipo laicista si cerca di sottovalutare quelle che sono le radici cristiane della nostra cultura occidentale, io mi diverto a fare alcune domande provocatorie. E tra queste domande provocatorie ve n'è una in particolar modo che riguarda l'arte. E io dico: immaginiamo che uno di voi esca da questo liceo classico con 100 e la lode, quindi con il massimo dei voti, casomai offrendo un esame brillantissimo, soprattutto per quanto riguarda la storia, per quanto riguarda la storia dell'arte, eccetera. E poi, dopo aver raccolto tutti questi complimenti, si avvicina anche un bambino di quarta o quinta elementare, certo un po' prematuro, però un po' precoce, però anche un bambino di quarta o quinta elementare la può porre questa domanda e ti dice e ti chiede: senti, tu che sei stato così bravo, che hai fatto questo brillante esame di storia, questo brillante esame di storia dell'arte, eccetera, ma perché quando si pensa a un pittore famoso, si pensa sempre ad un occidentale?
E non c'è un grande pittore giapponese, non c'è un grande pittore indiano, non c'è un grande pittore cinese. Perché questo? E a questa domanda un ragazzo che esce anche con 100 e lode da un liceo classico, ma io mi permetto di dire, anche un buon laureato in storia dell'arte non sa rispondere, perché la risposta può essere data solamente se si allarga il discorso e si allarga la prospettiva anche da un punto di vista teologico. Perché guardate che è stato soprattutto il cristianesimo e la cultura cristiana a far sì che dal bacino del Mediterraneo e per tutto l'Occidente si sviluppasse una sensibilità nei confronti dell'arte. Ci sono tre elementi fondamentali che io voglio ricordarvi e che ovviamente sviluppo anche nel testo. Il primo elemento è la concezione di un Dio personale. Che significa credere in un Dio personale? Credere in un Dio personale significa credere in un Dio che ha creato la natura, ma che non si confonde con la natura. Perché in Oriente, per esempio nel contesto indiano, no? Dove ci sono convinzioni religiose di tipo induistico, di tipo buddistico, oppure nel contesto estremo orientale dove c'è lo shintoismo in Giappone, il taoismo e il confucianesimo in Cina, eccetera, non si è potuto sviluppare una vera e propria sensibilità artistica, perché lì vi è una convinzione religiosa di un altro tipo. Cioè si crede non all'esistenza di un Dio personale che ha creato la natura senza confondersi con la natura, ma si crede in un Dio impersonale che si identifica nella natura. Per cui questa concezione di un Dio impersonale non evidenzia l'elemento della distinzione, non mette in evidenza che cosa? L'autonomia della realtà naturale e la dignità della realtà naturale. E quando non c'è questo riconoscimento, non si sviluppa nemmeno la sensibilità a descrivere quello che si riconosce. Ecco dunque che in quei contesti non si è sviluppata una vera e propria sensibilità artistica. Ma poi, lo ricordava anche Monsignor Mainolfi, nel contesto, la cultura, diciamo, le radici giudaico-cristiane hanno fatto sì che la natura venisse considerata come cosa buona. Quante volte nel libro del Genesi si ripete in maniera proprio quasi ritmica, no? E Dio disse, Dio vide che era cosa buona, e Dio disse, Dio vide che era cosa buona, perché si vuole mettere in evidenza da una parte la volontarietà creatrice di Dio, cioè Dio che vuole creare, e proprio perché vuole creare la natura ha una sua positività. Ma se la natura ha una sua positività, è anche giusto descrivere la natura, è anche giusto rappresentare la natura. Ma nel momento in cui vi è un'altra concezione del divino, cioè una concezione, noi diremo in termini un po' tecnici, gnostica del divino, in cui la realtà creata figura come qualcosa che non doveva esistere nel progetto di Dio e che poi per puro incidente di percorso è esistita, allora è chiaro che la natura non è cosa buona, la realtà naturale non è cosa buona, per cui non va descritta. Ma poi c'è un terzo elemento. E mi fa piacere ricordare questo terzo elemento ad avvento già iniziato, perché, come ci ha ricordato il signor Mainolfi, ai Vespri questa sera è iniziato il nuovo anno, è iniziato l'avvento, ed è il mistero dell'incarnazione. Ma guardate che il mistero dell'incarnazione è una unicità, è una peculiarità del cristianesimo. Cioè si afferma che cosa? Che Dio non è che sia apparso come uomo, ma Dio è diventato veramente uomo. E se Dio è diventato veramente uomo, questo è un ulteriore contributo alla valorizzazione della dignità della persona umana, per cui anche descrivere l'immagine umana diventa assolutamente decisivo. Ed ecco perché noi abbiamo l'Occidente come culla dell'arte e, diciamolo francamente, l'Italia, soprattutto all'interno dell'Occidente, come culla dell'arte,
perché poi una delle vocazioni, se volete poi questo, eventualmente voi vi voleste fare qualche domanda, potremmo anche sviluppare questo discorso, perché l'Italia ha questa particolare vocazione e ovviamente non deve tradire questa vocazione. Allora, poche cose per quanto riguarda le tre domande che io ho elencato. La prima domanda, che cos'è la bellezza? Che cos'è la bellezza? Allora, io utilizzo una definizione che peraltro non è mia, però che mi è piaciuta moltissimo. E la definizione è questa: la bellezza è il fiore della verità. La bellezza è il fiore della verità. E c'è un'immagine molto convincente che fa capire questo rapporto costitutivo. Quando io parlo di rapporto costitutivo, significa un rapporto che non si può, imprescindibile, no? Che non si può evitare, da cui non si può prescindere. È un rapporto proprio stretto, strettissimo, un rapporto tra verità, bontà e bellezza. E il libro riprende un esempio, che è l'esempio dell'albero. L'albero che cos'è? L'albero è l'essere, è la realtà in quanto tale, l'essere, la realtà in quanto tale. Ora l'albero vive attraverso che cosa? Vive attraverso la linfa vitale. Ecco, la linfa la possiamo definire proprio come verità, ed è la verità che dà vita all'essere. Ma l'albero produce anche dei frutti che possiamo assaporare e che dobbiamo assaporare. E questi frutti sono il bene, ma l'albero, oltre ai frutti, produce anche dei fiori che colpiscono lo sguardo. Mentre i frutti ci alimentano, i fiori nella loro bellezza e con la loro bellezza colpiscono il nostro sguardo, e i frutti appunto sono la bellezza. Allora vedete come questo esempio ci fa capire come siano strettamente connessi l'elemento della verità, della realtà, l'essere in quanto tale, l'elemento della verità, l'elemento della bontà e l'elemento della bellezza. L'elemento della bellezza. Qual è la definizione più precisa del bello e della bellezza? La definizione che io ritengo più precisa è la definizione che dà San Tommaso d'Aquino. Non solamente, attenzione, chi mi conosce potrebbe arrivare a questa conclusione, cioè vabbè, il professor Egnier è un tomista convinto, per cui non può che dire così. Io sono tomista fino a un certo punto, però non sto qui adesso a precisarvi perché altrimenti non finiremmo più. Per alcune cose sono tomista, per altre cose non sono tomista. Ma questa definizione è la definizione, diciamo, più precisa, che adesso vi dirò chiaramente, la definizione di San Tommaso d'Aquino, perché San Tommaso d'Aquino vive in un'epoca che è un'epoca strutturalmente seria. Noi viviamo in un tempo che è poco serio, ma molto poco serio. L'epoca in cui viveva San Tommaso d'Aquino era un'epoca molto seria. Cioè un'epoca che diceva: qui noi possiamo vivere e possiamo organizzarci e possiamo comunicare fra di noi se riconosciamo che c'è una verità che ci unisce. Perché guardate che se si nega l'esistenza di una verità universale, se si nega l'esistenza di una verità oggettiva, noi facciamo finta di comunicare. Ma diventa una sorta di fatica di Sisifo che non porta assolutamente a nulla. Noi facciamo finta anche di essere sensibili nei confronti della legalità. Quante volte si dice bisogna educare i giovani alla legalità, bisogna fare in modo che i giovani rispettino le regole, eccetera. Ma poi nello stesso tempo si deve dire, perché altrimenti non si è politicamente corretti, che la verità non esiste. Ma dove prendono fondamento le regole e dove prende fondamento la legalità se non nel riconoscimento di una verità? Perciò dicevo che oggi siamo in un'epoca molto ma molto poco seria. E San Tommaso invece vive in un'epoca seria e dice questa semplice espressione: il bello è ciò che visto piace.
Il bello è ciò che visto piace, che è una banalità, se voi ci pensate è una banalità, ma è una banalità che ha una grande profondità. Cioè il bello deve essere visto, deve essere visto. Guardate che in questa definizione San Tommaso sembra essere profetico. Il bello deve essere visto, cioè il bello deve essere riconosciuto. Se il bello non viene riconosciuto, non può essere bello. E allora, scusatemi, a Benevento abbiamo una galleria sedicente di arte contemporanea, che si chiama Arcos. Adesso vi dico proprio un'esperienza che ho fatto io un paio di anni fa. E andai a visitare questa galleria. Sapete che Benevento ha una grande tradizione, soprattutto per quanto riguarda l'arte contemporanea, la terra di Mimmo Palladino, eccetera, quindi siamo nell'ambito dell'avanguardia. E io entrai in questa galleria, c'era anche mia moglie, c'erano anche i miei figli, eccetera, e chiaramente ci stavano queste 16 opere d'arte, ma si riconoscevano come opere d'arte perché? Perché c'era la didascalia. A un certo punto in un angolo c'era una specie di scala, quella che serve per pulire i soffitti molto alti, eccetera. E c'erano delle hostess, delle signorine lì che illustravano. Io dissi, ma anche questa è un'opera d'arte? Dice, no, questa non è un'opera d'arte. Mi sa spiegare perché quella sì e questa no? Non lo sa spiegare. E non mi sente rispondere. Certo, non era un'opera d'arte perché non c'era la didascalia. Ma là nessuno poteva riconoscere. E poi, oltretutto, vedete il meccanismo psicologico che si innesca, no? È un po' come già raccontava il grande Andersen nella famosa favola degli abiti del Granduca. Quando uno va a vedere queste mostre, poi dopo deve uscire dicendo che è bello, perché se dico che è brutto, significa che penso che io non abbia capito nulla. Io ho il coraggio di dire, non ho capito nulla, me lo spieghi. Me lo spieghi, che cos'è? C'è quella bella scena, visto l'ora... Bella vista. Di Bella Vista. Pensando a Bella Vista. Che io ho inserito, nel mistero di Bella Vista, no? I famosi due sempliciotti, il disoccupato e il netturbino, vanno a visitare questo museo di arte contemporanea e vedono una scultura fatta con un water e il relativo sciacquone. Allora nasce subito la querela, la questione, no? Il netturbino dice... Per me è arte perché comunque è stato originale l'artista. Il disoccupato dice per me non è arte perché l'avrei voluto fare anch'io, non sanno risolvere il problema, vanno dal professore di filosofia in pensione, il quale ovviamente risponde in maniera sofistica, relativistica, per cui dice per te, a te è piaciuto, quindi per te è arte, a te non è piaciuto, per te non è arte, e sembrerebbe che la soluzione ci sia. E Mongiatudo, il disoccupato, che è il Francio Panza della situazione, che è il buon senso della situazione, ci pensa un po', dice scusate, io vorrei fare un'obiezione, ma immaginiamo che questo museo di arte contemporanea venga ritrovato tra qualche secolo sotto terra, quando faranno gli scavi e troveranno quella scultura, diranno abbiamo trovato la scultura, abbiamo trovato il cesso del museo. Perché? Perché in quel caso, vedete San Tommaso come ci prende? San Tommaso dice il bello è ciò che è visto, cioè tu lo devi riconoscere come d'arte. Perché io quando non sopporto, e ce l'ho anche in famiglia questi personaggi, quanto non sopporto delle persone, dei sedici o degli artisti, eccetera, che fanno qualche cosa, dice scusa, ma allora io gli chiedo che cosa vuoi dire? No, tu che cosa ci vedi? Ma che cosa ci vedi? L'arte è prima di tutto una comunicazione. Tu che cosa mi vuoi comunicare? Cioè se io scrivo una poesia, voglio comunicare qualcosa a te. Se io scrivo un romanzo, voglio comunicare qualcosa a te. Se io scrivo un saggio, poi possono riuscirci. Ma l'intenzione qual è? È quella di comunicarti qualche cosa. Ma se tu già parti, come dire, sconfitto in partenza, o volutamente sconfitto in partenza, non stai comunicando niente, non stai comunicando niente. Allora l'arte è ancorata anche ad una dimensione necessariamente oggettiva. Poniamoci adesso il secondo interrogativo. Ma l'uomo ha davvero necessità della bellezza? Capite bene che la domanda che cosa sia la bellezza richiederebbe molto più tempo, poi eventualmente chi volesse prendere il libro lo troverà nel libro questa risposta più articolata. L'uomo ha davvero necessità della bellezza?
Certo che è necessità della bellezza, perché come diceva prima molto bene Monsignor Monnoff, e Monsignor Monnoff toccava una questione che a mio parere oggi è decisiva, cioè la questione della felicità, la questione della felicità. Perché guardate che la felicità non è il divertimento, e oggi noi sappiamo che la fabbrica del divertimento è aperta 24 ore su 24, soprattutto in alcune zone dell'Italia, quante ne volete, però guarda caso ciò che latita è proprio la felicità. Perché la felicità non significa imbottirsi di qualche cosa, la felicità non significa narcotizzarsi in maniera tale da non pensare che poi i pensieri, nel momento in cui gli scacci tornano sempre, tornano automaticamente. La felicità è quando tu riconosci qual è il tuo posto nell'esistenza. E puoi riconoscere il tuo posto nell'esistenza nel momento in cui sai dare delle risposte serie in merito al perché io vivo, al perché devo soffrire, al perché devo morire. Se non si danno risposte a queste domande fondamentali, l'uomo non può mai essere felice. Non può mai essere felice. E allora l'uomo è massetato di felicità ed è, vedete, proprio questa dimensione di anelare verso un senso che ci fa capire quanto sia necessaria la bellezza per l'uomo. L'uomo, prima è stato ricordato, io insegno antropologia filosofica, e quando qualche studente all'università a Roma mi chiede, dice professore, ma come facciamo noi a capire che abbiamo una dimensione spirituale? E allora, prima di parlargli di San Tommaso, prima di dimostrargli filosoficamente l'esistenza dell'anima, eccetera, io dico, pensiamo alla sensibilità nei confronti della bellezza. Se tu portassi il tuo cagnolino, non te lo fanno entrare perché non te lo fanno entrare, ma se tu portassi il tuo cagnolino davanti alla città di Michelangelo, che farebbe il tuo cagnolino? Niente. Portassi pure che alzerebbe la zampetta e farebbe così. Invece se tu vai davanti alla città di Michelangelo, indipendentemente se tu hai letto qualche libro in più o qualche libro in meno, indipendentemente se tu hai studiato o non hai studiato, se sei colto o non sei colto, se sei ricco, povero, eccetera, tu ti commuovi. Cioè senti dentro di te che qualcosa cambia dinanzi a quello sguardo. Come può essere un meraviglioso sguardo, paesaggio alpino, io sono molto amante delle Dolomiti, un meraviglioso paesaggio dolomitico, ma lì non è un problema di averti letto i libri o meno. Qualsiasi uomo si commuove dinanzi ad uno spettacolo della bellezza. E infatti nel libro sono presenti due esempi che sono stati fatti, due esperimenti meglio. Un esperimento è stato fatto dall'antropologa Briggs, la quale ha fatto sentire delle musiche di Verdi e di Puccini agli estimesi Uptu. E che cosa ne è risultato? Quindi siamo in un altro contesto, siamo in un contesto culturale molto diverso, e che quando questi estimesi hanno sentito questa musica, addirittura si sono commossi. Qualcuno ha iniziato a piangere, attenzione, non è che ha iniziato a piangere perché dice verso questa musica tediante, no, proprio perché commossi. Oppure lo stesso musicista Udo Ubi ha fatto sentire la sua musica ad una tribù dell'Amazzonia che vive proprio ancora, senza nessun rapporto con la tecnologia e con la modernità, e si è avuto lo stesso tipo di risultati. Ma pensate per esempio a quest'altro esperimento che io cito nel libro, fatto dalla filosofa Martha Nussbaum dell'Università di Chicago, la quale ha utilizzato, filosofa e nello stesso tempo presumo anche un po' psicoterapeuta, la quale ha utilizzato la lettura dell'Iliade per cercare di risolvere alcuni traumi, utilizzò perché questo tempo fa, per i soldati che erano stati appunto traumatizzati durante la guerra del Vietnam. Ma io dico anche ai ragazzi, no, a scuola, che sto in un liceo classico, quindi leggono, ma se noi leggiamo le tragedie greche, ovviamente non sposando totalmente la mentalità, perché quella mentalità va contestualizzata, eccetera, no? Ma perché
ancora leggendo le tragedie greche, che sono di un altro contesto, di un contesto molto diverso da noi, e ci ritroviamo, ci riconosciamo. Cioè, a un certo punto, leggendo per esempio Euripide, oppure più vicino a noi, leggendo Leopardi, leggendo Montale, eccetera, ci sembra di dire, e capendo effettivamente, ci sembra di dire, ma per caso colui che ha scritto queste cose mi conosceva? Perché sembra che sta parlando di lui. Ecco la dimensione universale. E guardate che stiamo parlando, per quanto riguarda Euripide, certo di persone che non avevano l'iPhone, che non riuscivano a, diciamo, a comunicare da un capo all'altro del mondo in tempo reale, ma questo anche per quanto riguarda Leopardi e anche per quanto riguarda Montale, perché poi sono cose recentissime queste. Però l'uomo non cambia. E che cosa non cambia nell'uomo? È questa dimensione spirituale che lo apre alla sensibilità nei confronti della bellezza, che è la bellezza che poi implica un dovere. Implica un dovere. Guardate che si ha anche il dovere di produrre la bellezza, si ha anche il dovere. E quell'epoca molto seria a cui ho fatto riferimento era l'epoca in cui si costruivano le cattedrali. E quando si costruivano le cattedrali, non le si costruivano per i propri figli, né per sé, né per i propri figli, forse nemmeno per i propri nipoti, ma forse con la speranza che li potessero vedere i figli dei nipoti. Ma le costruivano. E c'era il dovere della bellezza anche in posizioni impossibili. Qualche mese fa questo aspetto lo citò, ma per altre circostanze, anche il nostro primo ministro Letta, ma adesso lasciamo la digressione politica. Le guglie delle cattedrali gotiche sono fatte con decorazioni precisissime. E perché le facevano questo? Nessuno le poteva ammirare, nessuno le poteva ammirare. Tanto è vero che quelle cose si possono ammirare o da parte degli uccelli, che chiaramente non hanno sensibilità, o solamente Dio le può vedere. Ma loro si sentivano in dovere di produrre la bellezza anche laddove la bellezza non poteva essere ammirata, perché c'è un dovere, c'è un dovere. Non solo l'uomo ha il diritto di contemplare la bellezza, ma l'uomo ha anche il dovere di produrre la bellezza per sé e per gli altri. È utile fare, terza domanda, è utile fare un discorso sulla bellezza? Per esempio, da un punto di vista cattolico, visto che io mi muovo molto in questo ambito, è utile anche fare una catechesi sulla bellezza? Non solo è utile, io dico anche che è decisivo, è assolutamente decisivo. E indico tre elementi fondamentalmente. Il primo elemento, che in parte abbiamo già toccato, quindi farò proprio una cosa rapidissima. La bellezza si pone nella dimensione della letizia esistenziale. Guardate che oggi come oggi, penso che molti di voi conosceranno più o meno la differenza, adesso non è che la voglio buttare in filosofia, ma è una cosa abbastanza semplice, la differenza tra il metodo agostiniano e il metodo tomista di San Tommaso. Allora, San Tommaso è rigoroso, è logico, è conseguenziale, è un pensiero strutturato, eccetera. Sant'Agostino invece che cosa fa? Organizza anche lui un pensiero sistematico, organizzato, però parte da una sorta di introspezione umana. Tanto è vero che il secondo pensiero di Sant'Agostino ha influenze platoniche, il primo ha soprattutto influenze socratiche. E Sant'Agostino perché parte da un'introspezione umana? Cioè dice, l'uomo deve entrare in se stesso. Deve entrare in se stesso non perché ovviamente deve inventare la verità da un punto di vista soggettivo, ma deve entrare in se stesso perché sempre in se stesso capisce ciò di cui veramente ha bisogno. Ora, oggi come oggi, una proposta che sia di fede convincente e persuasiva ha bisogno soprattutto del metodo agostiniano più che del metodo tomista. Perché? Perché mentre San Tommaso parla in quel tempo a persone che hanno la testa ben strutturata e che sono sensibili alla logica, va benissimo quel metodo, oggi invece che viviamo in un tempo in cui le persone sono destrutturate, è bene iniziare il discorso da una prospettiva esistenziale. Oggi noi incontriamo l'uomo infelice,
incontriamo l'uomo disperato, incontriamo l'uomo disorientato, no? Dio è morto, Max è morto e anch'io non mi sento molto bene, dice Woody Allen nel suo celebre film. Quindi ormai sono cadute tutte le certezze e l'uomo è disorientato. Quindi una prospettiva che sensibilizzi alla bellezza può essere importantissima. Ma il richiamo alla bellezza è fondamentale anche per l'apologetica, perché uno dei temi di questo libro è far capire che la verità non solamente è vera, che significa questo gioco di parole? Cioè la verità non soddisfa solamente l'intelletto e soddisfa l'intelletto, ma la verità è anche bella, scalda il cuore. Quanto è bella quell'immagine che ha utilizzato Benedetto XVI a proposito della luce. La luce che cosa fa? La luce illumina e riscalda. Illumina, cioè fa conoscere. Riscalda, dona l'amore. E la conoscenza più l'amore producono la bellezza. Producono la bellezza. Ma poi ecco il terzo punto per cui è utile fare un discorso sulla bellezza dell'uomo contemporaneo. Il fatto che noi viviamo in un tempo in cui l'uomo è completamente destrutturato perché? Perché si è bestializzato l'uomo. Ha fatto sì che trionfassero gli istinti sulla ragione. Io ho scritto anche un testo, sempre per la stessa casa editrice, che si chiama La rivoluzione dell'uomo, dove faccio una lettura, diciamo, di stampo teologico. C'è qualche studente che è stato costretto a studiare questo testo, sul 68. E io presento il 68 come l'ultimo, diciamo, passaggio di una sorta di rivoluzione storica che arriva a porre l'elemento della sovversione dal piano sociopolitico al piano della interiorità umana, quindi al piano proprio antropologico, al piano esistenziale, eccetera. E allora riprodurre una sana bellezza significa contrapporsi a che cosa? Al trionfo del brutto che è presente nella società contemporanea, al mostruoso, perché guardate che le immagini riescono a, come dire, spingere e ad educare se sono immagini buone, o eventualmente a diseducare se sono immagini cattive. E purtroppo vedete che da questo punto di vista, adesso non è che voglio fare dietrologia spicciola perché sarebbe, non c'è il tempo per farlo, e poi sono cose che vanno fatte con molta, prudenza. Però vi inviterei a fare questa riflessione, banalissima, e molti di voi hanno i figli piccoli, oppure hanno avuto dei figli piccoli, eccetera, qualcuno li avrà. E vi dico un'esperienza che ho fatto io personalmente. Io avevo il mio primo figlio, che adesso è all'università a Milano, sto parlando molti anni fa, che poteva tenere 2-3 anni, e a un certo punto io gli parlai del fatto che quando ero piccolino giocavo con i cowboy, gli indiani, il fortino, eccetera, in altri tempi, no? E allora a lui pensò, diceva, aveva sentito fatto il fortino, voglio il fortino. E andai in un negozio di giocattoli e chiesi, dice, ma ci sta un fortino? Era proprio lì a via Francesco Fuoco, la via Salvatore Rosa, eccetera. E mi rispose la commessa, dice, no, veramente non sappiamo se abbiamo ancora qualcosa in deposito, perché ora non ci stanno più sui giocattoli, eccetera. Io pensai a qualche cosa, sospettai di qualche cosa, e a un certo punto chiesi, ma perché non ci sono più questi giocattoli? Vabbè, fai altri soldatini, eccetera, non è poi un fatto positivo, adesso non, il gioco dei soldatini non si invita molto dal punto di vista pedagogico a far giocare con i soldatini, eccetera. E questa signora parlava e sul suo banco c'erano mostri e mostriciattoli. Allora erano anche gli anni in cui andava di nuovo, non so se ancora c'è adesso, come costruirsi il proprio mostro, oppure fatti il mostro in casa, una cosa del genere, no? Con tutte le caratteristiche della mostruosità. Allora vedete questo paradosso. Giocare con i soldatini
adesso lasciamo stare tutta la demagogia pacifista eccetera, aveva comunque un senso educativo, perché il bambino riusciva sempre a distinguere i buoni dai cattivi, che faceva sempre vincere i buoni sui cattivi, che poi noi sbagliavamo, facevamo vincere i cowboy a posto degli indiani, adesso farei vincere gli indiani a posto dei cowboy, ma questo, cioè, dopo che si studia la storia cambiano le prospettive, però si facevano vincere i buoni rispetto ai cattivi. Con la mostruosità invece no, non esiste più il bene e il male, c'è il tuo mostro e c'è il mostro dell'amichetto, vediamo un po' quale mostro vince. Allora noi oggi siamo entrati in una prospettiva di trionfo del brutto. E perché siamo entrati in una prospettiva di trionfo del brutto? Ecco, prima ha fatto vedere, questo, e finisco veramente, l'amico di Antonellis ha fatto vedere l'immagine dell'orinatoio, trovamelo un po' così, di Duchamp. Siamo nel 1917, e proprio oggi ne parlavo a scuola con i ragazzi, eccetera. Questo Duchamp che cosa ha fatto? Si chiama La Fontana, questa 600 opere d'arte, ha preso un orinatoio, eccolo qui, ha preso un orinatoio e ne ha fatto una scultura e l'ha chiamata La Fontana. Ora, perché si è arrivati a questo? Quindi qui non stiamo nemmeno, è un po' come un cesso del mistero di Bella Vista, qui non stiamo nemmeno a un semplice oggetto di lavoro o di quotidianità che viene elevato a 600 opere d'arte, ma siamo a un brutto oggetto, no? Un oggetto volgare, maleodorante, eccetera, no? Da cui prendere giustamente le distanze. Ma perché questo? Perché si è arrivati a questo? Perché una volta che si è rinuncolata la convinzione che tutti quanti noi, perché questa è la cultura in cui noi viviamo, tutti quanti noi, nessuno escluso, deve convincersi di provenire dal nulla per andare verso il nulla. Albert Camus, famoso drammaturgo esistenzialista ateo, dice in maniera molto coerente rispetto all'ateismo: noi non siamo altro, la nostra vita non è altro che un ponte fra due nulla. Allora, se la nostra vita è un ponte fra due nulla, se noi siamo gettati nel mondo, e quando si è gettati nel mondo significa che la nostra vita non è preordinata, non è indirizzata ad un fine, allora significa che nulla ha senso. Guardate che questo istante che noi stiamo vivendo adesso, non si ripeterà più nella storia. Però il cristianesimo e la metafisica ci dicono: è vero che questo istante non si ripeterà più nella storia, ma si conserverà per l'eternità, perché sarà risolto nell'eternità. Quando invece noi togliamo dalla vita dell'uomo la metafisica, la convinzione di Dio e la convinzione dell'Eterno, dobbiamo invece convincersi che la nostra storia si risolve nell'istante. E se si risolve nell'istante, anche l'arte si può risolvere nell'istante di una pipì, nell'istante più insignificante, più volgare, più basso di una pipì. Questa è l'arte. Paragonate quest'opera d'arte con una cattedrale gotica, la cattedrale gotica che è radicata a terra ma che si eleva verso il cielo e che ancora adesso possiamo ammirare, e le avremmo potuto ammirare tutte quante, ma purtroppo non tutte quante le possiamo ammirare, perché c'è stata poi un'altra iconoclastia, oltre all'iconoclastia ricordata da Monsignor Mainolfi con San Giovanni Damasceno, che è stata l'iconoclastia, per esempio, della Rivoluzione francese per quanto riguarda la Francia, o del bonapartismo, poi successivamente, e poi anche di altri incidenti della modernità. Un'ultima cosa, ho dedicato tutto il libro a colei che è la sintesi di ogni bellezza, al cuore immacolato di Maria, a cui io indegnamente mi sento devoto, e c'è l'ultimo capitolo che è dedicato, che è un capitolo, una piccola sintesi di teologia mariana, dove parlo della Madonna come icona e sintesi della vera bellezza. Perché la bellezza che cos'è? Se non lo scoprire l'infinito nel finito. E il cristianesimo ci dice una cosa stupenda, che l'infinito si è fatto carne e albergato
in Maria. Maria ha dato il suo contributo e fatto anche da tabernacolo di questo infinito. Santa Caterina da Siena diceva, ma voi vi immaginate, immaginate che colui il quale non può essere contenuto dall'universo intero si fa contenere da te, si fa contenere da te. La prima che ha contenuto e ha generato la bellezza di tutte le bellezze è Maria, che quindi è sintesi di ogni bellezza. Vi grazie. Che è venuto qui a Montagano a fare la prima presentazione ufficiale del saggio Dove lo sguardo trova quiete, edito da Fede e Cultura, che potrete trovare all'uscita, ci sarà Chiara probabilmente a vendere i libri. E anche un ringraziamento ai relatori, agli introduttori della serata, professor De Antonellis e Monsignor Mainolfi, un applauso a... per averci messo a disposizione questa splendida location e il parroco Don Arnaldo per essere qui, che adesso ci concederà un saluto come parroco di Montagano. Un ringraziamento anche alla Proloco, che come sempre è vicina e sensibile a queste iniziative di carattere culturale. Quindi per una questione di ordine diamo per prima la parola a Don Arnaldo, poi alla Presidente della Proloco Laura Vitullo e infine chiuderemo con l'intervento del consigliere regionale delegato al turismo, quindi che stasera non poteva mancare come non manca mai, Domenico Di Nunzio. Buona serata e buona serata a tutti. Parto di ringraziare, hanno già detto tutto loro, la cosa che mi è piaciuta molto, a parte la parte prima di Monsignor Mainolfi, perché io pure sono innamorato di Sant'Agostino, perché la mia conversione mi ricorda molto Agostino. Però voglio ricollegarmi anche a quel critico che scriveva bene del brutto perché era pagato. Invece noi che abbiamo incontrato la bellezza vera, non siamo la tota pulcra come Maria, ma abbiamo incontrato la bellezza, noi cristiani, noi sacerdoti, però il cristiano che incontra la verità, il bello, non può parlare se non del bello e senza essere pagato, perché quando incontri il bello, quando incontri il vero, nessuno ti può fermare, non c'è nessuno che ti blocchi. Grazie a tutti quanti e grazie a voi per questa, più che la presentazione del libro è stata una bella catechesi, mi sarebbe piaciuto farla in chiesa perché la gente avrebbe potuto capire molte cose. Grazie. E poi osacco un convivio di Luigi Morfino. Grazie a tutti per l'attenzione. Thank you.
Oh.